positivo, anche perché l'Inter deve giocare in casa dell'Udinese, in casa della Lazio all'ultimo soprattutto, insomma. Potrebbe davvero essere artefice del suo destino, anche se purtroppo, come ha detto il buon Andrea Stramaccioni, a noi non basta al momento vincerle tutte, perché magari le vinciamo tutte e poi non basta per arrivare terzi, per cui lui dice posso dire che faremo di tutto per arrivare terzi, non che arriveremo terzi. Ciao ragazzi, scrivo per fare tanti auguri di buon compleanno a Roberto e per ringraziare tutti voi per quello che fate per noi. Inter Channel è davvero come una grande famiglia, esattamente come l'Inter. Un saluto a Nagaia, Letizia, Edoardo, tutti e due, e Roberto e Tommaso, siete grandi, vi voglio bene, forza Inter, Beatrice. C'era anche il signor Alessandro Villa, ma squilla il telefono dopo lo scherzone di Zanotti, che ha un po' fermato i tempi della comicità italiana, ha un po' riscritto le regole della risata in televisione. Abbiamo al telefono il nostro amico Antonio da Catanzaro. Buon pomeriggio, Antonio. Buonasera. Buonasera, anche giustamente tu dici l'orario è un po' interlocutorio. Poi non so che clima ci sia a Catanzaro, qui è un tempo da lupi, davvero. Sì, sì, c'è vento forte. Anche da noi invece sta piovendo a dirotto. È iniziato nel pomeriggio. Senti, è cambiato il calendario. Non affronteremo l'Udinese, affronteremo la Fiorentina. Come la vedi? Speriamo di vincere per arrivare al terzo posto. Perché poi giustamente il terzo posto ha detto che è ancora possibile, secondo me. Ma sì, ma poi secondo me la classifica cambierà un po' per la vicenda delle scommesse. E poi comunque non c'è una squadra adesso che è in salute, che è in forma. Il sì, Napoli certo. Sta andando male, la Lazio sta andando male, l'Udinese non brilla, la Roma alti e bassi, insomma. Ma quest'anno è stata un'annata sfortunata dall'inizio. Questo signore quanto ci manca? Maicon è inquadrato nelle nostre telecamere. Pronto? Sì, ci senti, no? Dicevo, sì. C'era un'inquadratura di Maicon, no? Allora ti chiedevo, quanto ci manca questo signore, ovvero Douglas Maicon, a questa formazione? Tantissimo. Anche il buon Dechi, che insomma è un po' rivisto. Senti, ma volevo dirti invece, qual è il tuo calciatore preferito? Cioè proprio dovessi sceglierne uno tra i tanti campioni della rosa dell'Inter. Vabbè, per me l'unico è il capitano. Allora, è un idolo per tutti. Allora non devi perderti questa sera la prima serata, in cui lui è in studio e risponde alle vostre domande, a quelle di Edoardo Caldara, di Roberto Scarpini. Punta il videoregistratore, se hai altro da fare, il MySky, però alle 21 non puoi perdertela. Senti, qual è secondo te da qui alla fine della stagione la partita più difficile? Quale potrebbe essere? Udinese, magari con la Fiorentina? L'Udinese, anche se poi c'è il derby, dopo il derby è la Lazio all'ultimo. Ma il derby è una partita a sé. Quindi poi tu bisogna vedere come ci si arriva col Milan. E invece la Lazio? E la Lazio alla fine, quindi là poi si è già deciso tutto, secondo me. Sì, un face to face all'ultima giornata, magari che varrà un dentro o fuori. Tra l'altro si gioca all'Olimpico, quindi comunque un'altra partita in trasferta. E il fatto che giochiamo tante partite in trasferta è un altro dato di questo finale di campionato. Cioè siamo una delle squadre che gioca più partite lontano dallo stadio, dal proprio stadio. Certo, sì, infatti. Senti, ma volevo chiederti, tu da Catanzaro qualche volta riesci ad arrivare fino a San Siro? Quest'anno sei riuscito o aspetti che l'Inter venga? No, ho già visto 2-3 partite a San Siro io. Ho visto un derby, abbiamo perso 1-0 col Inzaghi, ho visto Inter-Barcellona 0-0 i quarti di finale, anzi ottavi erano di finale, il 2003. Sì, era, credo fosse il girone addirittura. Sì, no, era febbraio 2003, certo. 0-0 a Milano col Barcellona. Sì. E poi ho visto sempre il 2003 ad aprile il derby. Va bene, per cui insomma. Ti manca sì, però ti manca un successo adesso, eh. Cosa? Quindi ti manca una vittoria, quest'anno ormai. No, l'ho vista qui in Calabria quando c'era la regina in Serie A, sono andato a vedere tutte quelle. Infatti questo ti chiedevo. Siamo vicini lì. Immaginavo. Ma senti, di solito dove le guardi le partite? A Mediaset Premium. No, dico, ma dove le guardi, nel senso con chi, in casa? A casa, sul mio divano, a pregare, in quel modo. È giusto. Quando è così difficile, poi come quest'anno, vale decisamente tutto. Grazie Antonio. Prego, salve. Ciao. Salve. Ciao, un abbraccio al nostro sempre. Antonio, che ha pochi concetti ma ben chiari, ben definiti, ben
insomma, con pochi dubbi, il nostro buon Antonio. Anche se ha detto una cosa interessante, che secondo lui la partita più difficile sarà quella con l'Udinese. Cosa ne pensi tu? La partita più difficile è sempre la prossima, risponderebbe mister Stramaccini, ha detto ai lavori, però noi possiamo andare un po' oltre, forse. Abbiamo però una canzone, sì, un pezzo nuovo. Abbiamo un pezzo nuovo, sì, nuovissimo, John Lennon, cioè Stand By Me, nel 1975 viene pubblicato questo singolo, allora lo ascoltiamo. Colorata, definiamola così, versione di John Lennon. Avanti subito con... parliamo della prima serata. Sì. Questa sera è importantissimo con Capitan Zanetti da non perdere, alle ore 21, adesso ne vediamo uno straccio insieme a Edoardo Caldara e a Roberto Scarpini. Tanti argomenti come sempre trattati, spazio naturalmente anche alle chat e tantissimi messaggi che sono arrivati. Vediamo subito lo straccio e poi ne parliamo insieme. Uno che mi aveva colpito in modo particolare, che si riferiva, credo, a un momento, a un ricordo del nostro direttore della comunicazione, tale Paolo Viganò, che scrive... Per restare nel seminato della Serie A, come l'occasione vuole, 5 scudetti, uno più bello dell'altro, a partire da quello del 26 luglio 2006, arrivato sull'autostrada del Brennero, che portava la squadra dall'allora ritiro estivo Risconi di Brunico a Bolzano per l'amichevole con i francesi del Monaco. Eravate in autostrada, lui dice, vi giro un ricordo di Javier che potrebbe servirvi durante la trasmissione. Io te lo leggo così come me l'ha scritto lui. E continua dicendo, indelebile è il ricordo del volto di Javier in quello spogliatoio piccolo e stretto dello stadio Druso, tra un calzettone ed un pantaloncino. E tu dici, passami il telefono, ho bisogno di parlare con il presidente e con Giacinto. Era uno scudetto... particolare quello. Era molto particolare. Carico di mille significati. Te lo ricordi quel momento? Sì, me lo ricordo. Bellissimo perché abbiamo parlato subito col presidente, con Giacinto. E credo che ci siano detto delle cose molto belle entrambi con queste grandissime persone che Giacinto che ha fatto la storia di questa grande Inter e il nostro presidente che... da famiglie che è sempre vicinissimo e ha fatto sì che questa sia una grande famiglia. E ho sempre detto che questo è stato il primo anello, un grande scudetto meritato per tutto quello che abbiamo passato prima. Allora credo che tutti e tre eravamo lì a parlarci e a rendersi conto che poteva iniziare qualcosa di importante anche per noi. Le parole di Capitan Pupi Zanetti, che poi, con la consueta dialettica, è andato avanti all'inizio, però sembrava un po' visibilmente anche toccato da quel ricordo che gli ha fatto pervenire il buon Paolo Viganò. Ed è uno dei dati che sottolineano anche i nostri tifosi nei messaggi, cioè tutti questi che abbiamo avuto modo di leggere, sottolineano non solo come sia un giocatore incredibile in campo, ma come sia anche una grande persona fuori dal campo, cioè capace di grandi emozioni, sempre attivo nel sociale, insomma una vera e propria bandiera di questa squadra e della mentalità di questa squadra. Avanti, nessuna domanda, ma solo ringraziamenti a Moratti per averti ingaggiato e da te per essere come sei ed essere uno di noi, ci scrive Eugenia da Milano. E ancora, il capitano, l'esempio di tutto, di lealtà, fedeltà, classe, grinta, forza, amore, quando hai iniziato a vestire la maglia nerazzurra avevo 4 anni, ora ho 20 anni e tu mi hai accompagnato in tutta la mia vita calcistica. Non si può immaginare un capitano migliore, tu sei tutto quello che si può desiderare. È impressionante anche pensare a questo, cioè così tanti anni passati a vestire la maglia nerazzurra, praticamente un'eternità, cioè una carriera intera, tanto da raggiungere alla fine dei successi incredibili. Sì, secondo me non ancora, ma tra poco cominceremo a vedere in Serie A già, credo che... più giovane, se non mi sbaglio, che ha giocato qualche partita sia stato Babacar in questa stagione, che è un 93. Tra poco vedremo giocatori, ancora un paio di stagioni, e vedremo giocatori nati dopo l'esordio di Javier Zanetti in Serie A. Ciao, sono Agnese dell'Interclub Stezzano. Non ci sarebbero parole da aggiungere ad uno sportivo e un uomo così, arrivato da timido ragazzo. Tu hai un ricordo dell'arrivo del capitano?
Ma dell'arrivo del capitano no, nel senso che avevo 14 anni quando è venuto e non lavoravo ancora per l'Inter. Dal punto di vista del tifoso, io ricordo banalmente la notizia della Gazzetta dello Sport che gliel'avano ricordata in 120.000, io sarò il 120.000 e unesimo, cioè l'articolo che celebrava l'arrivo di Zanetti era un articolo che celebrava in realtà l'arrivo di Rambert, sì. Sebastian Rambert, che era il centravanti, mentre il terzino del Banfield era quello visto un po' come il... insomma, quello preso in più, come a volte succede, Bergkamp, Jonk, Ibrahimovic e Vieira, quello il secondo, insomma, nel pacchetto, non necessariamente il peggiore, però insomma... L'acquisto principale, l'acquisto più celebrato, era sicuramente un altro. Il buon Zanetti, peraltro da qualcuno, perché all'epoca non c'era la possibilità che c'è adesso di guardare il calcio estero, men che meno quello argentino, qualcuno diceva potrebbe essere la risposta all'interrogativo che l'Inter ha sul terzino sinistro, che all'epoca era ancora aperto dopo la partenza di Breme, poi arrivò sì. Roberto Carlos in quella stessa stagione, venne subito ceduto, insomma lui ha ricoperto anche quella posizione, ma credo che gli manchi solo di giocare centravanti, poi per il resto ha giocato ovunque il buon Pupi Zanetti, compresa qualche partita da difensore centrale. Caro capitano, la mia stima nei tuoi confronti è limitata, oltre ad essere un grande calciatore sei una persona meravigliosa, di esempio per tanti giovani. Tifo Inter dall'età di 14 anni, ne ho adesso 64, e dopo i vari Mazzola, Corso e Suarez, tu ti collochi al loro livello, e quindi questo vuol dire proprio entrare non solo nel cuore dei tifosi, ma entrare...